stabile, poteva mancare. E in una bellissima giornata concludiamo così. E adesso lancio la monetina. 1, 2, 3. E speriamo che ci faccia bene per tornare a Roma. D'altronde siamo sempre tornati a Roma. Eh sì, infatti. E Mauri. Sa, tornerò ancora, quando capiterà. Torneremo a Roma, sempre, bene. Noi torniamo, poi, se le cose vanno bene, se no... No, va andrà bene e torneremo a Roma. Torneremo a Roma sicuramente. Sì. Benissimo, questa è la fontana, cari amici, famosissima, la fontana di Trevi. Sì, la serata si conclude così, ma fantastico. Cari amici, sì, è quasi le 8 di sera, le 20 di sera del 25 giugno 2021, in questo bellissimo posto. Io penso che la vita, il più bello della vita sia quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto l'Urbex, abbiamo visitato il Vaticano, la Fontana di Trevi, i parchi di Roma, i giardini, all'Euro, tutto. Siamo felici, viaggiare è felicità, è gioia. Mauri. Giusto, perché no? E abbiamo fatto meglio questa volta, che abbiamo visitato più posti. Sì, siamo riusciti finalmente a fare veramente di tutto. Di tutte le cose belle che ci possono fare. Anche perché poi abbiamo avuto più tempo perché viaggiamo di notte. Certo. Quindi abbiamo avuto più tempo di giorno. Ebbene. E questo è il panorama. Panorama proprio, panorama della fontana. Fantastico posto, uno tra i più conosciuti al mondo. Ebbene. Mamma diceva, voglio la foto con te col Papa. Beh, mamma, cara mamma, ci siamo, dai. Il Papa naturalmente che dice, fate un bel like. E fate un bel like, cari amici. E naturalmente siamo qui al Vaticano. Quindi un posto misterioso, cari amici, chissà dove saremo. Mauri! La prima volta che vengo qui, molto interessante. Mm-hmm. Bello, bene, sono contento, dai, vedremo cosa... Bene, io col Papa e tu con due suore, Non è proprio due suore, lascia perdere, va.
Ebbene, cari amici, questa è la Basilica, eh? Sì. Il Mauri magari inizia la live. Io, fai qualcosa. Sì, adesso sto vedendo se riesco a... Benissimo, a connetterti. Bisogna vedere se c'è linea. Se c'è linea. Intanto che il Mauri vede se c'è linea, ecco. E da lì parla il Papa. Dovrebbe essere assolutamente quella la finestra. Un posto misterioso, chissà che posto sarà. E invece è il Vaticano, dove potevamo essere. Bene, adesso si entra in Basilica, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, che è questa. E cari amici, fantastico, qui in Basilica Gennaro Gelmini e Mauri, naturalmente. Mauri, la descrizione del posto. Ho visto com'è grande, com'è immenso. Guardate che questa è la Basilica di San Pietro. Una delle chiese più grandi del mondo. Sì, ed è ma grande, effettivamente ci si perde, è molto dispersiva. È molto, però è piena di... Beh, praticamente c'è la parte, questa dritta, la parte principale, con le cappelle laterali. Eh sì, tutto, no, ma ce l'hanno avanti a destra, a sinistra, e dove c'è, fanno l'udienza mattina, non c'è più sedie, non ce n'è più perché... Vabbè, adesso in questo momento c'è la pandemia. Cari amici, abbiamo superato tre controlli, diciamo, doganali, perché questo è il territorio vaticano. Siamo entrati qui in Basilica, e godiamo di questo posto così immenso, sia artisticamente e sia anche religiosamente. Ovvio, c'è arte, c'è religione, fa parte del nostro essere umano. E vedete, mettete un like. Qui siamo sulla parte principale della chiesa. Quando all'interno della Basilica il Papa dice la messa, la dice in questo punto qui. Lì esattamente. Adesso anche con la pandemia, insomma, per quanto si può fare. La chiesa a me. E cari amici, qualcosa in cui credere. L'uomo è fatto per credere in qualcosa. E qui c'è una risposta a quel voler credere a qualcosa. Credere a Dio, a ciò che serve all'umanità. Mauri, sono cose che andavano dette, no? Sì, ma un posto come questo, come si fanno?
Cioè, in un posto come questo, giustamente. Per forza, devo dire. No? Uno deve. Qui dove si va giù qua. Grotte Vaticane. Grotte Vaticane. Le tombe? Proviamo. Proviamo, Ma dobbiamo pagare. Non lo so, prova, proviamo. Grotte Vaticane. Incredibile. La maestosità della zona, la pace, la tranquillità, benissimo, siamo qui, San Pietro in Vaticano. E oggi è il 25 giugno 2021, Gennaro Gelmini e Mauri. Ciao a tutti, grande giornata oggi. Una fontana dedicata alla famiglia, la fontana adesso l'acqua non c'è, però piove un pochino. Infatti sta cominciando a piovere. Si prevedeva che potesse venire un pochino a piovere, però benissimo, tanto abbiamo gli ombrelli dietro, anche questo abbiamo in borsa, tutto quello che può occorrere nel quotidiano. E benissimo questa rinfrescatina, che non c'è l'acqua, però c'è questa rinfrescatina del cielo. Allora, veramente che ci venga incontro il cielo per la famiglia, un diritto per tutti. La fontana dedicata alla famiglia. E Mauri, un pensierino, dai. La famiglia. La famiglia, dai, dillo tu, la famiglia. La famiglia tradizionale. qualcosa che faccia sbocciare l'amore per i figli, per la famiglia. Sì, anche quello, cosa che si è un po' perso ultimamente, però comunque sì, una roba che per la famiglia è una roba che si è un po' persa, diciamo. Ecco. Noi abbiamo anche di là, se riusciamo a... c'è anche il laghetto, però cari amici, la famiglia è il futuro.
basta, facciamo un video e c'è tanta gente. Ma però sono quattro. Questo Pino Marittimo è enorme. Eh sì, per fortuna qua al laghetto c'è tanta gente. Il laghetto di Villa Borghese è arredato con cura, praticamente il massimo della pace, il massimo dello splendore, quello che cerchiamo nella vita, aria buona, tranquillità, pace, le cose buone della vita, anche gli amici, la moglie, i figli. Amiche, figli. Guardate che bello. Questo è il lago. Ci sono le sue barche, la gente che... Ok. Gente anche che urla. Cari amici, siamo proprio qui al laghetto, in un punto dove c'è meno gente. Il laghetto di Villa Borghese, guardate qui col suo monumento, sono nel canale di Gennaro Gelmini, come vedete, guardate qui. Bello. Che tranquillità. E poi questi bellissimi monumenti. Sì, infatti. Guarda lì che c'è una tarta e ruga. Sì. Quella, bellissima. È una tarta e ruga, eh. Come i bambini che iniziano a nuotare. La tartaruga ci fa il suo giretto, contenta contenta, serena. È strepitoso Villa Borghese, pure con questa porta, con i fiori. Sì, sì, infatti, bello. Questi bello. Fiori lì là. Bello, bello. Bello, bello. Una bella impressione di sé. Un bel posto proprio. Quella è la porta sopra. La porta di ingresso di Villa Borghese. Giusto? Sì. E adesso possiamo farla vedere con tutti questi fiori fantastici. Qui all'Eur, al laghetto. Siamo qua sul Tevere, al 24 di giugno del 2021 e ancora una volta nel nostro continuare peregrinare per Roma ci troviamo sul Tevere a girare così molto. Hai semplicemente visto? Siamo qui in un angolo di Roma, qui che zona è questa? È praticamente la zona del Tevere, verso lo stadio, verso lo stadio, molto bello.
stiamo qua un po' e poi andremo, faremo altre, altri video. Gireremo un po' dappertutto, tanta gente che va in giro, che alza un po', e bene, e si continua. Perfetto, si continua come al solito. E lì verso il Monte Mario. Cari amici, immancabile naturalmente l'acqua fresca, perché c'è un'acqua stupenda, Rocca di Papa. Com'è l'acqua di Rocca di Papa? No, fresca, fresca. Acqua di montagna, cari amici, siamo sull'Appennino, sopra Roma, della Regione naturalmente, Fabrizio Salvitocci e Mauri. Siamo nuovamente qua. C'è sempre il vento, perché questa è una bella zona d'aria buona, acqua buona, montagna, profumo di rose, sì. Ma le rose, sì. Montagna. Che dire, Fabrizio, tu che abiti in queste bellissime zone? Sono zone belle, tranquilli, sì, vero. Le facciamo... Lo facciamo un po'... C'è un bel panorama ballare di qua. Noi, un bel panorama di qua. Sì, sì, adesso vediamo un po' tutte le belle zone che abbiamo visto in questi anni. Siamo alla fontanissima di Rocca di Papa e tutti i giardini e anche naturalmente la rocchetta lì e anche la parte sopra del paese. E si inizia e si continua. E qui, qua la, le belle piante di rosa. Carissimi amici, oggi in questo bellissimo posto praticamente andiamo alla casa denominata Pericolo 81. È una villa abbandonata e cercheremo di visitare. Quindi, allora a che punto stiamo? Sì, sì. Siamo, quindi non passa neanche un ago. che stiamo, poi... siamo... E insomma, cari amici, un posto... Ed è un urbex, allora cos'è l'urbex, Mauro? L'urbex è esplorazione urbana. Un luogo abbandonato, un luogo dismesso. Che merita una riqualifica tramite una ristrutturazione, qualcosa. Quindi il nostro intento è andare a presentare una cosa che poi si può valorizzare. Ecco. Ebbene, questa è la strada. Se, ecco. La strada. Cari amici, stiamo andando a una villa abbandonata chiamata Pericolo 81. La leggenda vuole che... E qui si fa il buonissimo vino fantastico dei Castelli Romani. Bene, e si continua, eh? E andiamo su all'ultimo. Il primo urbex di Roma, sì, Mauri. Aspettavamo il Mauri che arrivava, benissimo. Per noi è il primo urbex di Roma, perché noi siamo della Lombardia, quindi il primo urbex. E io di Roma. Accendi il tuo coso, insomma. Appunto, Gennaro Gelmini, Mauri,
e Fabrizio Sanplicotti. Stiamo cercando di organizzarci per quanto possibile. Guardate che bel regalo! E speriamo veramente. Non suona adesso. Speriamo veramente. No, abbiamo in questo momento due videocamere che stanno. È preso un po'. Un po' così tutta la registrazione, no? Aspettiamo un sì, po'. Sì, sì. Dai, entriamo. Entriamo. Allora, questa è la villa, qua siamo sotto un davanzalino, una volta c'erano le palme, questo è una parte del muro di cinta, e mi sembra un po' lo stile anche, direi addirittura prima dello stile Liberty. Lo stile coloniale, io darei a questa casa lo stile coloniale. Comunque guardate sotto cosa abbiamo, Roma naturalmente, con la cupola. E qui la casa stile Liberty coloniale. Datemi retta, sicuramente stile Liberty coloniale, cioè lo stile coloniale è il primo stile Liberty, quindi ancora deve prendere proprio le forme del prettamente Liberty, e ha delle forme che talvolta possono assomigliare addirittura a degli stili messicani, oserei dire, degli stili più da zona anche di isole, delle isole, con le palme fuori un tempo, e dentro ecco che siamo già a filmare, e la villa poi continua di là. Siamo E qua pure le scale. Ma vedete, qua la murale. E vedete che sembra uno stile messicano. Ha molto dello stile messicano. Sì. Queste scale che portano sopra. Tagliamo. Ecco le amici. Saliamo su. Dai, saliamo pure. Andiamo. Cari amici, saliamo su, impavidi. Impavidi sopra. Impavidi. Addio. Ecco qua, alla grande. Mauri lo mandiamo a una van scoperta. Così. Vai, vai. Devo andare io allora. Vai avanti tu. No, aspetta, devo. Ah, ma devo andare con tutto? Ti filmo io. Oh, caspiterina. Ah, mi filmi tu, benissimo. E andiamo avanti, cari amici. Sì, no, prima ma, su te, senza... Ma con tutto, Mauri, anche con me che salgo su, da distante così... Sì, vai.
E qua praticamente... Tu sei se pesi di più... ancora più su. Poi peso io anch'io. Molto tranquillo, il sottotetto. Perfetto. Il sottotetto, Mauri. Qua la casa pericolo 81, la villa, abbiamo diverse stanze, abbiamo anche la stanza del bagno con il portacaponetto e tutto, una bellissima vista sui castelli romani con la vite da uva. Anche la villa di Calatrava. Ah sì, poi. E precisamente allora quello cos'è, Fabrizio? La villa di Calatrava si chiama. Quella di Calatrava dovevano fare dei mondiali, poi non si è fatto più niente, quando non è così. Eccola qua. Calatrava ha sognato. Lo stesso che ha fatto il ponte a Venezia. Sì. Benissimo, qua quello che rimane. Ma continuiamo. Ebbene, Fabrizio. È stata un'esperienza bellissima, un'avventura. L'avventura, ma per noi è semplice. Guardate, cari amici, vi dirò, ci siamo sentiti a nostro agio, sì, Paolo? Sì, sì. Bene. E andando avanti, continuando questa esplorazione, qua state attentissimi del vano ascensore perché è pericolosissimo. Però basta stare un po' attenti. Qui è un bagno, ancora. E qui addirittura avevamo la cassaforte, però appunto avevamo al passato, perché adesso non più. E beh, ho visto. Ridi, però una volta ci siamo fregati da me in pratica. E questo è Mauri, il pensiero. Figa, è troppo. Però qui ci sono venuti a fare delle cose, Si vede che ci sono tutte le cose. Sì, che ci vengono gli urbex. E questo è il panorama sopra ai castelli romani in questa giornata. Speriamo tutto bene. Chissà che domani pioveva e oggi invece sia bello. Al 23 23 giugno 2021. Bellissima giornata, tra l'altro un 23 è un buon numero. Diciamo questa giornata, questo bellissimo posto. Allora, la casa stile Liberty coloniale, il primo periodo dello stile Liberty, assomiglia un po' a quegli stili, oserei dire, messicani. E sono rimasti ancora delle pezzi di tappezzeria, però tutto questo stile verde si rifà troppo, lega troppo con proprio il colore della natura. Allora sarebbe bello per le case invece creare uno stile diverso dal colore verde della natura, perché sì, verde speranza, però non dare troppo quella tonalità che la casa sembra troppo come se fosse un bosco. Invece bisogna dare, siccome si ragiona soprattutto psicologicamente nella vita, bisogna anche dare delle tonalità che non debbono essere sempre troppo verdi. E qua ci doveva essere anche un bagno tutto verde di sopra. Quindi andiamo sopra. Andiamo pure a visitare anche di sopra. Andiamo bene. Venite, metti la videocamera un po'. Cari amici, la parte superiore, secondo piano.
vedo male. E il bagno, che dicevamo, verde. Il bagno verde. Però, sinceramente, notate, questo verde, per esempio, questo verde qua col verde degli ulivi lì e anche dei pini marittimi che sono lì. E notate anche questo verde qui con le piante di vite tralci d'uva di quel posto, della campagna romana. Di quel posto lì, stavo dicendo, di quel posto qui a sinistra. E gli olivi e i pini marittimi a destra con l'autostrada. Però appunto una casa andrebbe orientata anche su altri colori, cari amici. Ebbene, sì, quindi invece la vedo troppo sul colore verde, la vedo orientata troppo sul colore verde, e mi piacerebbe invece decidere magari per altri colori, perché è bellissimo il colore verde, ma io non metto in dubbio il colore della natura, però è tutta verde questa casa. Fa vedere Fabrizio, anche la tappezzeria verde, tutto verde. Quindi qual è il fatto? È che non c'è soluzione, sembra un continuo col bosco, sembra un continuo con i campi agricoli, con i punti agricoli. E allora all'apparenza questo verde sembra sistemato perfettamente così, poi guarda caso non è proprio artisticamente il teatro, nella moda non si va proprio dietro queste tonalità, perché somigliano proprio alla natura, ma è come se fosse una sovrapposizione della natura. Cioè, il punto qual è? Che ogni elemento deve avere il suo spazio. Quindi se andiamo a fare tutto verde, noi dobbiamo creare un multicolore per dare le tonalità proprio alla vita. Invece qua vedo solo verde, bellissimo, però stona, tanto verde, tutto verde. Ho visto prima la macchina fotografica, quella vera e propria. Ma sono scemo! Adesso inizio con la macchina fotografica, quella vera e propria. Sì, bene, adesso prendiamo quello che serve. Per la giornata in questa villa, per il 81, pare tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Salvo fantasmi, tutto tranquillo. Tutto procede, ecco la macchina fotografica delle foto. E ci facciamo una bella foto. Aspetta, foto, ecco, ok, benissimo, è così, comunque bellissimo posto, anche vedendo, ma guardate, è tutto verde, cartoni apparati verde, prima dicevamo non c'è soluzione di continuità, perché è vero che adesso lì un po' di grano, un po' di sterpaglie sono diventate color paglierino, giallo paglierino, però in realtà quando sono verdi non c'è soluzione di continuità, cioè è verde il pavimento, è verde la campagna, è tutto verde artisticamente, allora è bellissimo il verde, ma artisticamente stona proprio perché è un continuo di verde, qua si vedeva solo verde. Il bagno con vista sull'autostrada. Thank you.
c'è niente. Qua, cari amici, c'è il sottotetto, però la cosa incredibile, la tromba delle scale più terribile, io non metto solo la videocamera, c'è un'altra tromba delle scale ed era quella proprio più terribile di tutte, da evitare assolutamente. E poi c'è il sottotetto, beh, fantastico. Qui alla casa Pericolo 81 stiamo assolutamente guardandoci intorno, riuscendo a vedere un po' cosa riusciamo a vedere. Però dicevo prima Fabrizio e a Mauri, ci sono delle tonalità verdi che somigliano troppo, sono troppo legate a quello che è la natura, ok. Però artisticamente dovrebbe essere un po' differito tra i colori artistici e quelli della natura, perché va troppo a combaciare con i colori verdi della natura, sembra un tutt'uno, invece andrebbe differito tra i colori della casa e i colori dell'ambiente circostante. Questa è una vecchia tappezzeria che usavamo negli anni 70. Scendere le scale. Questo, non entrare. Non entrare. Famiglia di chi? Famiglia di là. Ma siamo già saliti. Famiglia di chi? Come facciamo a non scendere le scale se siamo già saliti? Perché sono famiglie che rendono di più. Per 81 tranquillo, me lo sembra. Che posto! Che posto tremendo! E cari amici, ce ne iniziamo ad andare che... meglio uscire a questo punto. Abbiamo visitato questa casa, l'abbiamo vista a volte nei video su YouTube e finalmente ci siamo venuti di persona. Allora scendiamo giù. Mangia Pir. Ed è stato un bellissimo, una bellissima esplorazione, un bellissimo posto urbex, posto da risistemare. E cari amici, ci manca la stanza del camino e poi vediamo anche l'ascensore, quello che rimane, e va rientrando. Bene, Mauri prende la videocamera. Fabrizio ci fa la luce e vediamo. Tecnico delle luci. Comunque la scala fantastica. Tecnico delle luci è Fabrizio. E andiamo a visitare il tecnico delle luci. Qui il camino è rotto. Il camino qui. E la stanza del camino è la stanza dove la sera ci si riuniva tutta la famiglia al caldo del focolare durante le giornate d'inverno, si raccontava più o meno, si portava avanti le storie della vita, cosa facciamo, cosa abbiamo fatto, come siamo falliti, volendo. E qua il vero fallimento, l'ascensore che guardate, è distrutta, terribilmente. Che peccato. Faccio un po' vedere, questo è il vano sopra dell'ascensore. E questo è l'ascensore, quello che rimane. Si è proprio fracassata, distrutta, è caduta proprio, caduta di l'improvviso. E questa la cucina. La leggenda esiste,
aiutatemi. Vedi Mauri, la leggenda esiste. C'è chi crede nella leggenda della bambina e questo posto veramente c'è da crederci perché è un posto veramente impervio. Insomma, un'esplorazione più che vista, un'esplorazione io direi sentita nelle situazioni che c'è, sentiamo delle presenze in questo posto. E adesso finalmente usciremo da questo luogo e vediamo sul retro, andiamo a esplorare il retro. Bene, sì, giriamo sul retro. Ciao ragazzi, andiamo sul retro. Qua delle belle piante, che belle, sono le piante proprio dell'Appennino. Amici, stiamo un attimo andando a vedere di dietro della casa. Sì, sì, cari amici, bellissimo. Vediamo il retro della casa, la casa... Ma sì, è stile coloniale questo qui, sicuramente stile coloniale. E di qua, caspiterina, è incredibile questa casa. Incredibile. E siamo veramente qui. In questo posto così incredibile, da non crederci, eppure siamo qui. Incredibile. Non abbiate paura voi che entrate. Non abbiate paura voi che entrate. Per modo di dire, in realtà lascia un bel po' da pensare entrare qua dentro. Pericolo 81. Nel caso vogliate, qui abbiamo pure le cantine. Nessuno le ha mai visitate a quanto pare. Per me lo faccio. Sono un groviglio di rovi e ci dovrebbero essere le cantine qua. Però. Però sinceramente ci sono le cantine, abbiamo pure le cantine qua, incredibile. Ciao amici. E cari amici, e anche questa volta si attimo fa. E questo è il treno con cui siamo tornati, Intercity notte, seconda classe. Torino Porta Nuova adesso, eh? Adesso è il 26 di giugno 2021. Ormai adesso sì, parte per Torino, noi siamo scesi a Milano Porta Garibaldi e torniamo alle nostre case. E Torino, Salerno, Torino. Un po' distrutti dalla stanchezza. Io ringrazio Jenny, naturalmente per aver contribuito al viaggio. Prossimamente magari, perché gli unici posti che c'erano erano posti praticamente un po' con sedili rigidi che non permetteva di distendere bene le gambe, quindi un po' la schiena ne ha risentito. 8 ore di viaggio d'altronde si fanno sentire, però niente, siamo arrivati qui, adesso ci riprendiamo. Io ho dormito poco ma sono abbastanza in forma per affrontare la giornata. Adesso non ci resta che tornare nelle rispettive abitazioni e via. E il treno ormai si avvia per Torino.
Ecco il treno che si avvia per Torino.